Compri qualcosa? Qualcuno ci ha portato della carne fresca. Non è incredibile? Grazie al cielo, potremmo sfamare molti bocchi. Chiudo gli occhi solo per un momento. Per ora basta. Dick. Ho pensato al tuo discorso quando mi hai chiesto di rendermi utile alla vostra comunità per sdebitarmi. Sentiamo. Hai 2 minuti? Devi vedere una cosa. Sì, posso concederti un paio di minuti. Allora dove andiamo? Sei mai stato nelle caverne a nord del lago? Sì, le conosco. Avanti, prova a tenere il passo. Ok, andiamo. Oggi è giorno di bonifica. Devo controllare le paludi ed eliminare i furiosi intrappolati nel fango. Da quanto non sali lassù? Da diversi anni ormai. Quando ero piccolo passavo giornate intere in quelle grotte. Il mio vecchio si credeva un grande geologo. Ok, ce ne sono un paio, 2 furiosi bloccati nel fango. Sì, così sembra. Aspetta, ci penso io. D'accordo. Aiuto! Ottimo lavoro. Schizzo ha trovato una degna spalla per questo incarico. Schizzo può anche andarsene dove so io. Comunque, stavo dicendo. Parlava delle caverne per ore. L'origine dei passaggi, la lava solidificata all'esterno, i fiumi di magma che scorrevano nel sottosuolo. I turisti esploravano le gallerie come la Metolius in alto, ma ci sono molte altre grotte sparse in tutta la regione. Ok, ok, siamo quasi alla superstrada, non fare rumore. Trascinato qui per questo, strozzarmi con la puzza dei furiosi. Ok. Coraggio, seguimi. Ehi, seguirti. Dove diavolo stiamo andando? Vedrai. Forza. Non ti avvicinare troppo. Stai giù. Cosa stiamo facendo, Dick? Non mi sembra una gran mossa neanche per un maledetto randagio. Aspetta, aspetta, hai detto che in estate i turisti californiani venivano qui in massa e che la 97 e la I5 erano sempre bloccate dal traffico, ricordi? Confermo, a luglio puzzavano tutti come un branco di furiosi. Beh, avevi ragione su una cosa, i branchi di furiosi, quelli che alcuni chiamano orde.
Forse è proprio per le orde che non riusciamo a decimarli. Che vuoi dire? Pensa, ci sono rimasto nell'incubo per più di un anno, sempre a caccia di taglie. E lo stesso vale per Boozer, Ricky, Schizzo e non solo. Per te quanti furiosi ho ammazzato? Qualcuno. Qualcuno, sì, ma il loro numero è rimasto costante. Qual è il punto? Dipende tutto dalle orde. Ogni notte migliaia di furiosi risalgono la superstrada di Santiam e si riversano nella valle di Lost Lake, a nord delle Cascades. Dici che arrivano dalla California? Quella strada è chiusa da anni ormai. Nessuno è più sceso a sud del passo di Santiam. Non è chiusa per i furiosi. Anzi, sono proprio loro a bloccarla. Comunque, il punto è che le orde continuano ad arrivare notte dopo notte e non possiamo fare nulla per fermarle. Questo è vero. Ho già perso fin troppi uomini per tentare di arginare il problema. Lo so. C'ero anch'io. E ogni nuova orda semina una scia di gruppi isolati o si frantuma e si disgrega. E in un lampo i furiosi invadono la regione e si diffondono a perdita d'occhio. E non solo. Non c'è bisogno di vederli per sapere che ci sono. Se esistesse un modo per fermare le orde, potremmo ridurli di numero e organizzarci meglio. Sicurezza, campi coltivabili, sistemi di irrigazione. Sì. Ok, ma cosa hai in mente? Non possiamo affrontare a viso aperto quelle orde, come le chiami tu. Ecco qui. Che mi venga un cazzo di colpo. Già. Ma stanno qui tutto il giorno in questa specie di stato di ibernazione. Quindi tu suggeriresti di... Sì. Far saltare tutto. Metti cariche lì, lì e lì. Tiriamo giù una parete e sigilliamo questo schifo. Ok, ma se ne intrappoli un centinaio, che ci guadagna? No, non hai capito. Se chiudiamo la grotta, non sapranno dove dormire. O forse la scia di fetore si seccherà, si disperderà e non ne arriveranno altri. Sì. D'accordo. Capisco, mi hai incuriosito. Ok, forza, rientriamo. Ok, mi sono scaldato un po'. Ora vediamo se riesci a tenere il passo. Sì, ok. Per curiosità, sei diventato un esperto di furiosi vivendo nell'incubo? Passi il tempo libero a seguire quei mostri? Studi il loro comportamento? Non proprio. Allora come sai tutto questo? Come si muovono le orde dove dormono gli infetti? Qualche giorno fa, a nord del cratere di Belknap, ho visto passare un elicottero. Un elicottero? Scherzi! Non hai ancora sentito il pezzo forte? Era un elicottero della Nero, come quelli che sorvolavano tutta la cazzo di regione ai tempi del contagio. E ne hai visto uno in volo? Li ho seguiti e ho rubato una radio. Ho cercato di rintracciarli per capire se hanno una base qui vicino, delle scorte. Cazzo, vorrei capire se i federali esistono ancora, quantomeno. Hanno allestito un programma di ricerca sui furiosi. Insomma, li stanno studiando. Loro hanno risorse e scienziati, mentre noi soffriamo la fame e lottiamo per sopravvivere. Li ho seguiti fino alle caverne del grotto. Le conosci? Sì. Hanno posizionato dei sensori di movimento per calcolare il passaggio di furiosi durante il giorno. Mike, erano a migliaia. Migliaia? A detta loro, tutti i furiosi delle Cascade, a sud di Crater Lake e a nord di Smith Rock, usano i tunnel di lava come rifugio per l'ibernazione. Quindi, pensavo, facciamo esplodere le caverne, no? È l'unico modo per decimarli. Ehi, la tua idea non è campata in aria, ma una cosa così richiede un bel po' di tritolo. Hai chiesto di aiutarvi a rendere Lost Lake più sicura. Si fa così. Eh,
Ok. Allora, senti, ho delle cose da fare, ok? Ma raggiungimi al ponte tra un paio di minuti. So dove trovare quel che serve. John, dovevi presentarti alla fattoria un'ora fa. Il mio uomo ha una pala che ti aspetta. Sì, schizzo, lo so, ma ora ho da fare. Stavo giusto per uscire in missione con Iron Mike. Con Iron Mike? Vedi di portare il culo lì, o rischi di finire nella merda con quello storpio del tuo fidanzato, intesi? E senza una pala per scavare! Sì, 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 ho capito benissimo. Passo e chiudo. Che ti serve, eh? Qualche problema? Che vuoi? No. Sei pronto? Dove stiamo andando? Questa volta dovrai fidarti di me. Ok, dove stiamo andando? Sai cosa cercavano nelle miniere di questa zona? Sì, mercurio, roba così. Esatto, cinabro, da cui poi estraevano il mercurio. Sulla costa est tutti associano questa regione alle miniere d'oro ed argento, ma si sbagliano. Nei primi anni del Novecento il cinabro valeva più dell'oro. I minatori lavoravano soprattutto con il tritolo per estendere le reti, aprire nuove gallerie, rimuovere le frane e via dicendo. Per comprare gli esplosivi dovevano iscriversi ai registri della contea e consegnare al commissario le chiavi duplicate delle casse. Aspetta, il tribunale di contea, dove si trova? Credevo lo sapessi, è nel vecchio edificio federale. Il vecchio edificio federale, quello a Sherman's Camp? Dio santo, Mike, che diavolo! Avevi giurato di non mettere più piede in quel posto. L'ho giurato, non ricordo. Eri ubriaco, proprio poco dopo la morte di Joe. Ti ho detto perché? No! Ok! Gira a destra qui! Ci siamo! Mike, quel posto sarà un vespaio. Non mi sembra una buona idea. Ah, il tempo regge, non c'è pericolo. Bene. Vedi quello? Il vecchio edificio federale. È il nostro obiettivo. Non corriamo rischi inutili. Meglio restare all'aperto. Vieni, muoviti da questa parte. Dove andiamo? Seguimi. Dobbiamo trovare il commissario con le chiavi.
E sai dov'è per caso? Dov'è il suo corpo? Sì, credo di sì. Sai cosa è successo qui? Sì, i furiosi hanno annientato tutto e tutti, uomini, donne e bambini. Si sono salvati in pochi, tra cui te, giusto? Solo in due, io e Nora. Ma non sono stati i furiosi a distruggerci. Che vuoi dire? Guarda. Finirono i colpi in due settimane. Le due parti fissarono una tregua, un incontro, proprio qui. Sapevamo cosa ci aspettava. Lo sapevamo benissimo ed eravamo pronti. Lo scontro non durò a lungo, ma fu molto violento. Scoprimmo che loro avevano altre munizioni. Merda. Beh, puoi immaginare come andò. Te l'ho detto. Rimasero soltanto due superstiti quando tutto fu finito. E certi giorni. Vorrei non essere uno di quei due. Il commissario è là, è il completo da contabile. Recupera la chiave e andiamocene in fretta. In realtà non te ne frega niente di chiudere gli ingressi delle caverne. Mi hai portato qui. Mi hai portato qui perché volevi che vedessi tutto questo, vero? Non è vero. Comunque hai preso la chiave. Dobbiamo trovare anche le mappe di quelle miniere e procurarci tutto il tritolo possibile per isolare ogni grotta della valle. Cazzate. Hai ragione su una cosa. Non mi dispiace che tu l'abbia visto. Non ti seguo, Mike. Sto parlando della guerra con i ripugnanti, quella che Schizzo aspetta con tanta ansia. Credi che gli importi delle vittime nostre o loro che siano? Lascia perdere. Forza, diamoci una mossa. Che posso usarla di nuovo? Ecco la porta. Gli ingressi sono sbarrati. Forza, saliamo al piano di sopra. Qui c'è puzza di morto. Larve. Sento ancora il tanfo. Brutto affare. Non mi sono mai piaciuti i bambini. Mi davano sui nervi. Ok. Perfetto, ci siamo. Ora abbiamo le mappe di tutte le miniere e sappiamo dov'è la dinamite. Ok, andiamo. Hai sentito? Sì. Beh, aspettavi qualcuno? No. Vuoi coprirmi le spalle? Ehi, non ho il grilletto facile, ma non ho paura di premerlo se devo. Resta dietro di me. Ehi, so badare a me stesso. Non dico il contrario, ma ricordi l'ultima volta insieme nell'incubo? Sì, come dicevo, resto dietro di te. Ah, arrivano! Al riparo! Allora la merda! Sono ferito! Ok, sono finiti. Andiamo. Ti sono dietro.
Sì. Sta giù. Ci penso io. Furiosi. Stanno attirando verso di noi l'intera città. Taglia. Sul mio lato! Stancherai! Stendilo! Sta giù! Ci penso io. Cosa? Ok, è andato. Gesù, che disastro! Ora sai perché nessuno entra più a Sherman's Camp. Se Eddie scopre che sei qui a rischiare la pelle, si incazza come una iena! E chi potrebbe mai informarla del nostro viaggio? Io no di certo!
Pensavo ai ripugnanti. Perché mi hai fatto vedere quello schifo? Sai, Nick, per certi versi mi hai sempre ricordato me da giovane. In che senso? A te non frega un cazzo di nessuno. Sì, tieni ai tuoi amici, cerchi di salvarli. Ma ti importa qualcosa di me o di chiunque altro al mondo? Non credo. L'altruismo è una condanna a morte. Certo, non lo nego. Ma il punto è che lo stesso vale per l'indifferenza. Pensa alla gente di Sherman's Camp. Hanno smesso di pensare agli altri e si sono concentrati sugli interessi personali. Non è difficile uccidere qualcuno quando sembra solo un ostacolo fra te e quello che vuoi. Schizzo vuole uccidere i ripugnanti perché non li considera più umani. Per lui non contano. Sono un ostacolo tra lui e quello che vuole. Ma io non ci sto. Non voglio cadere nello stesso errore. Sai, Schizzo non capisce perché io sia un pacifista. È così che gli piace chiamarmi, lui pensa che li farò ammazzare tutti. Ed è così che li farai ammazzare tutti. I furiosi non dureranno per sempre. E quando non ci saranno più ci servirà aiuto per ricominciare da capo. Ehi, senti. Non mi piacciono Carlos e i ripugnanti, non più di quanto mi piacciono Tucker o, non so, Copland e i suoi stramaledetti complottisti. D'accordo, ma vedi, il punto è questo. Non farò nulla per metterli a rischio. Ho già visto troppi morire. E anche se ti attaccasse Carlos? La tregua reggerà. Puoi scommetterci. No, Mike, non ci scommetto. La tregua non può reggere. Sì, per una volta sono d'accordo con Schizzo. I ripugnanti non sono umani. Non più. Sì? Qui puoi trovare di tutto. Ok. Qualunque cosa ti serva, io ce l'ho. Ok. Alla prossima. Ehi, amico. Che succede? Solo una? Ah, va bene. Ok. Che si dice? Ehi, come va? Ok, ti faccio il pieno. È in uno stato... Sarò qui se hai bisogno. Davvero pietoso. Ci si vede? Non guardare me. Qui per la moto? Do un'occhiata.
Forse è difficile da credere, ma io facevo il poliziotto a terra. Avevamo armi a volontà. Eravamo a vita. Servono più pentole e padelle. Queste sono ridotte male. A chi lo dici? Ero in classe quando... Beh, insegnavo inglese al Community College di Piemont. E i miei studenti erano per lo più casalinghe o gente che aveva abbandonato gli studi. A un certo punto abbiamo sentito delle urla. Abbiamo pensato a una sparatoria. Invece si trattava di furiosi. Come se la passerà, Boozer? Forse dovrei controllare come sta. Spero sia sveglio. Dick St. John, qui Lost Lake, rispondi. Sì, Mike, sono Dick. So che hai preso Shane Riley, ma quando sono andato al capanno per interrogarlo non c'era. Sì, a riguardo, Mike, ho provato a catturarlo vivo, sul serio, ma non ho voluto ascoltarlo. Non mi ha lasciato molta scelta, non c'era altro modo. Mi spiace, Mike. Ah, ricordi cosa ti ho detto? Come funziona da queste parti? Sì, Mike, me lo ricordo. Lost Lake, chiudo. Grazie, Ricky. Ricky, che succede? L'uomo che stavamo cercando, Eric Lynch, il bastardo che ha ucciso Campbell e Harry dalla fattoria. Lynch, figlio della merda. Sai dove si trova? Sì, è sulla riva nord, vicino alla vecchia rampa del mare. Voleva andare schizio, ma poi Iron Mike ha fatto il tuo nome. È già mio. Grazie, ma sbrigati. Devo finire di distruggere i nidi in questa zona. Vediamo. Il capitano Curi! Chiamate il capitano Curi alla radio! Maledizione, l'avamposto è sotto attacco! Caporale, dobbiamo muoverci! Dobbiamo muoverci! Caporale, ne arrivano altri! Caporale! La milizia. Ma che diavolo? Tornerò poi. Devo finire di bruciare questi nidi. Deacon, mi ricevi? C'è altro lavoro per te. Sì, Ricky, poi faccio un salto. Passo e chiudo.
Brian, sono a uno dei radiofari, quello vicino a Rogue Camp. Brandaggio, St. John, intendo, ricevuto. Che ci faccio qui? Rilevo un elicottero in arrivo alla tua posizione, stai pronto? O'Brien, chiudo. Sono qui apposta. St. John, dovrebbero essere già arrivati da quelle parti, li vedi? Sì, danno discretamente nell'occhio. Cosa devo fare? Avvicinati al capo ricerca e resta nel raggio del segnale. È l'unico modo per registrare i dati. Sì, ok, ho capito. La zona deve essere sicura. E questa volta ho bisogno che piazzi un pilotatore sul chopper, sul loro elicottero. Forza, diamoci da fare. So cos'è un chopper, O'Brien. E farei meglio ad avere qualcosa per me. Ok, devo piazzare il rilevatore sull'elicottero. Forza, gente, voglio andarmene da qui. L'area è sicura. Non devono vedermi. Che ci fate qui, ragazzi? Al vostro posto io avrei fatto il pieno alla vecchia. Beh, cosa ci facciamo qui? Se notate, il cartello dice benzina quasi esaurita. O forse no, voi non avete questo problema, vero? Hai fame? Io ho sempre fame. Hanno piazzato il rilevatore. Dovresti ricevere la telemetria. Aspetta. Sì, confermo. Il segnale è stabile. Passo e chiudo. Chissà quanto ci vorrà. Non c'è di che, O'Brien. Sempre troppo per i miei gusti. Eccolo lì. Nota operativa 2060. O meglio, eccola. Va bene, me ne vado. E comunque, perché siamo venuti qui? La benzina non è un problema, ho controllato. Come va? Hai fame? Sì. Nota operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiama? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, bello carino. Un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda con te. Già, allora è che siamo sentiti. I nidi. Perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, cabanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Sentiamo questa. Fermati o apriremo il fuoco! Aspetta, facciamo amicizia, dai, no? Sì, sto morendo. Nota operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, bello carino. Un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali. Non sugli alberi, tipo. Solo dentro le case. Hai finito? Scusa? I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando tanto finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Era solo una domanda.
colonie. Nota operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, quello calino. Un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, dottore. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali. Sugli alberi, tipo. Solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Mi guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere. Eccola. Civile, è l'ultimo avvertimento. Va bene, me ne vado. Nota operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, quello calino. Un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata. I nidi. Perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali. Sugli alberi, tipo. Solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Era solo una domanda. Guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere di Belknap. Non è stato possibile esplorare alcune aree del territorio locale a causa della vicinanza dei nidi agli accampamenti umani. In particolare al campo nei pressi di... Salomeo Hot Springs. Ah, giusto. Salomeo. Hai sentito? Aspetta, facciamo amicizia, dai, no? Eccolo lì. Nota operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, quello calino. Un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, dottore. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali. Sugli alberi, tipo. Solo dentro le case. Fermo! Questa è un'area di quarantena! Aspetta, facciamo amicizia, dai, no? Io ho sempre fame.
colonie. Nota operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Civile, è l'ultimo avvertimento! Va bene, me ne vado. Eccolo lì. Nota operativa 2060. Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, un bello carino, un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali, sugli alberi, tipo, solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Mi guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere di Belknap non è stato possibile esplorare alcune aree del territorio locale a causa della vicinanza dei nidi agli accampamenti umani, in particolare al campo nei pressi di Salome Hot Springs. Ah, giusto. Salome. Al compleanno di Erode danzò al loro cospetto, al che Erode giurò di darle tutto ciò che avrebbe chiesto. Ella rispose: dammi la testa di Giovanni il Battista, e il re ne fu molto rattristato. Bel nome per delle terme. In effetti. Di nuovo, vestigia del vecchio mondo di cui non sento la mancanza. Caricamento completato? Ok. La Bibbia? Adesso sta recitando versi della Bibbia. Deve essere una pacchia volare sopra l'inferno e trovare anche tempo per leggere. Cristo Maria. Fatto. Ora devo solo andarmene da qui prima che qualcuno mi veda. O'Brien? O'Brien, mi ricevi? Non posso parlare ora. Ci sentiamo dopo su questo canale. Chiudo. O'Brien... Affanculo. La vita del galoppino comincia a stancarmi, O'Brien. Thank you.
Mesi fa, quando eravamo lì, abbiamo visto. Come va, fratello? Oh, Dick. Non so come dirlo, ma mi serve una mano. Oh. Tu stai giù. Sì, signore. È ancora presto per le visite, ma a me serve davvero una mano. Ok, ci vediamo dopo. Mi trovi qui? Ehi, dottoressa, no, davvero. Potrò suonare il piano quando sarà tutto finito. Molto divertente, William. Stenditi. Ok. Potrei suonare le tagliatelle. Sul serio, potrei. Verrebbe... Come vedi, se la caverà benissimo. Non ha neanche più la febbre. Ah, bella notizia. Beh, io ho alcuni casini da sistemare. Come ti ho già detto, William ti deve la vita, davvero. Boozer non mi deve niente. Sono io in debito. Ehi. Ne ho salvati altri due. Eddie e Mia sarebbero morti senza quegli antibiotici. Ci tenevo lo sapessi. Sembra stia migliorando. Ehi. Blair. Sì, ottimo. Ok. Cerchi qualcosa in particolare? Sì. Va bene. Ehi, a presto. Come andiamo? Che succede? Ah, ok. Ok. Ehi, Dick. Ehi, come va? Faccio il pieno. Durerà un bel po'. Sarò qui se hai bisogno. Fammi sapere se hai bisogno.
Mi riposo solo un attimo. Si torna in azione. Forse è difficile da credere, ma io facevo il poliziotto a Ferrer. Aspetta un secondo. Armi a volontà. Lascia fare a me. Eravamo a distrarre. Ehi, ci sei? Sono uscito oggi dall'infermeria. Eddie mi ha buttato fuori per non sentire più i miei piedistri. Tipico di Eddie. Braccio. Ah! Tipico di Eddie. Il braccio? Beh, guardo il braccio mezzo pieno. Scusa, umorismo da amputati. In realtà mi sembra ancora di sentire la mano, sai? Sì, è la sindrome dell'arto fantasma. Lo so, me l'ha detto Eddie, ma è una bella fregatura. Ci credi che mi fanno male le dita? Pensa a un viaggio in moto, quando hai le mani indolenzite. Io provo a stenderle, ma... Certo, ma ora devo andare. Schizzo, mi ha messo ai campi. Devo cercare di ripagare gli antidolorifici che mi ha passato Eddie. A dopo. A dopo. Vediamo. Vivo. No, andiamo, no. Perché? Prima di fuggire ha rubato due sacchi di sementi. Dick, abbiamo bisogno di quei semi. No, merda. Dobbiamo sapere dove li ha venduti o dove li ha nascosti. Mi rendi il compito molto più complicato, ma va bene, lo becchierò. Dick, conchiudo. Che abbiamo qui? Centro. Oh, merda, eccolo! Maledetto Lynchman, dai! No, non mi sfuggirai! Io non torno indietro! Puoi fotterti!
Questo era un Pokémon infame. Mi ha preso! Come andiamo, Linkman? Che c'è? Al campo non ti davano da mangiare? Fanculo! Pensavi di ammazzare due tizi e fuggire col malloppo? Chi se ne frega se una comunità muore di fame? L'importante è pensare a se stessi, no? Lasciami, figlio di puttana! Ehi, senti. Ricky manderà qualcuno a prenderti. Digli dove hai nascosti i semi, magari si limiteranno a spararti, invece di lasciarti soffocare appeso a un cappio. Che ne dici? Non so di che cazzo stai parlando! Ok, come preferisci. Ricky l'ho preso, ora ti inoltre la sua posizione. Manda qualcuno a recuperarlo. Hai trovato i semi sulla moto? No, non li aveva. Non puoi lasciarmi qui! Ok, lo porteremo dentro. Lost Lake, chiudo. Ci si vede, Lynchman. Vediamo che posso fare. Già come usarti.
abiti al cancello. Apri pure, lo conosco. Ehi, ho un lavoro per te. Hai un lavoro per me? Sì, un mucchio di furiosi morti. A ovest del ponte pedonale, nel pantano. Mi serve che li tiri fuori e li porti fino al rogo. Va bene? Bonifica palustre. Sì. Trova un altro, sono impegnato. Ehi, ho chiesto a te di farlo. Non so cosa t'abbia detto Mike durante la gita, ma c'è del lavoro da fare. Ehi, qui. ehi. Schizzo, non può venire con te, servi a me. Non ricordo di averti interpellata. Beh, ho parlato con Mike. Devo andare nell'incubo e lui mi accompagnerà. Chiaro? Te l'ho detto, sono impegnato. Ok, ma quando torni, vieni a cercarmi. Allora vieni. Dove? Ha importanza. Insomma, dove andiamo? A nord. Ricky, non ho tempo per le stronzate di Schizzo, pensa per le tue. Vieni, ti faccio vedere. Mike mi ha detto tutto. Tutto cosa? Beh, che vuoi sigillare le caverne per fermare le orde. Ma hai detto così, ma potrebbe rallentarle. E comunque, dove vuoi arrivare? Va bene. Ho pensato che probabilmente hai deciso di restare. E non solo per Boozer, ma perché vuoi dare una mano. È questo che pensi? Ehi, al tempo ho sempre fatto la mia parte. Certo, ma sempre solo il minimo indispensabile, e lo sai bene. E ora aiuti Iron Mike a sigillare le caverne? Cosa vuoi che pensi? Vedi, qualche settimana fa uno è morto perché questo è saltato e ha spento il respiratore dell'infermeria. Respiratore? Ah, cazzo, Ricky, apri gli occhi. Se vivi attaccato a un respiratore, qui sei già morto. Se fosse stato Boozer? Già, come immaginavo. Sai, non abbiamo più corrente da quasi 2 anni, ma i trasformatori e le linee sono tutti in ordine. Beh, quantomeno qui. Vorrei andare a nord per controllare la diga e capire meglio perché è saltato no, tutto. No, fare da scorta è compito di Schizzo. Non ho bisogno della scorta. Tu vivevi lassù, quindi conosci molto bene la zona. Deacon, mi hai chiesto aiuto, giusto? Ora mi serve il tuo. Merda. Ok, bene. Chiamo qualcuno che sappia no, andare in moto. No, scordatelo. Andremo di nascosto. Se ci sono quelli di Copland, so come gestirli. Ma da quelle parti sperdute, pieno di ripugnanti e stronzi, e Dio solo sa chi altri, andare in molti attirerebbe più attenzione. Sì. No, sì, ma no, faremo a modo mio. Merda. Ok, d'accordo. Andiamo. Ricky, scusa se te lo chiedo, ma l'altra notte, nell'infermeria... Ti avrei sparato in faccia? No. Sul serio? L'espressione che avevi... Prima ti avrei trascinato fuori e poi sparato. No, sì, certo. Per non sporcare di sangue tutta l'infermeria. Esatto. Se partiamo presto, rientreremo prima che faccia buio. Se qualcosa non va storto... E cosa può andare storto? Ti seguo. Segui la rotta che ho segnato sulla tua mappa. Dobbiamo assolutamente evitare i campi dei predoni. Sì, ricevuto. Come sei finita qui? Non te l'ho mai chiesto. Come tutti, immagino. Quando il mondo è andato a puttane ero a migliaia di chilometri da casa. Quando sono tornata non c'era più nessuno. Dove sei? Sono cresciuta in un paese vicino a Portland. Lavoravo in città, dormivo da amici, tornavo nei weekend. Vita da metropoli? Sì, certo, ma in Oregon. Che situazione hai trovato? Come sei riuscita ad andartene da lì? Non lo so. Fortuna, credo. Le strade erano intasate fino alla costa. Un unico enorme parcheggio. La valle dell'Aquilamet era una zona di guerra. È successo tutto troppo in fretta. Quando sono andata via ho detto ai miei amici di fuggire. Mi sa che non mi hanno ascoltata.
Hanno nuclearizzato tutto, vero? Portland? Sì, l'ho sentito, ma non credo sia vero. Avremmo subito gli effetti della pioggia radioattiva, no? Già. Ascolta, ma tu, Eddie... Qualcosa ti turba? A me, no. Figurati. Solo che non lo sapevo. Abbiamo viaggiato parecchio insieme, ma l'argomento non è mai saltato fuori. Forse perché... non so... credevo che mantenere le distanze mi avrebbe aiutato a sopravvivere. Ok, non avrei dovuto chiedere, non sono affari miei. Per questo sono al campo, per provare a vivere di nuovo una vita normale. Tanti auguri. Non c'è niente di serio tra me e Eddie. Non mi sembrava così. Beh, tutto accade molto in fretta di questi tempi, sai cosa intendo. Non voglio saperlo, volevo dirti una cosa. Spara. Beh, insomma, apprezzo che tu voglia schierarti con me. Con me e Boozer. Con Iron Mike, intendo. Wow, ti stai ramollendo? Fottiti. Non mi hai mai ringraziato per niente. Forse non ne avevo mai avuto motivo. Certo. Dove sei andato con Iron Mike l'altro giorno? Aspetta, non ti aveva già raccontato tutto? Beh, non si sbottona facilmente. Conosco Iron Mike da parecchio e a dire il vero non credo di averlo mai visto così giù di corda. Dove siete stati? A Sherman's Camp. Dicono sia un covo di matti. Puoi giurarci, ma non avevamo molta scelta. Vorrei sigillare le caverne per impedire alle orde di attraversarle. E il vecchio sapeva dove fosse l'ufficio reclami delle miniere. Abbiamo preso alcune mappe, ora ci servono esplosivi. Hai la radio rotta? Sembrava ti fossi offerto per qualche commissione. Sono in moto con te, no? Per la miseria. Non volevi bonificare la palude? Ok, mi hai beccato. Quindi che è successo? Qualcosa è successo? Niente, Ricky, non è successo niente. Non ha detto niente? No! Niente di niente! L'hai detto anche tu! No! Iron Mike non è un tipo che si sbottona facilmente! Ok, ecco la diga! Andiamo con cautela all'ingresso, non ho idea di chi o cosa potremmo incontrare. Ok. La via sembra libera. Temi brutte sorprese? Sì, sempre. E se ne troviamo, siamo fottuti. Ok, avanti, voglio vedere il deflusso. Dove vai? Qua giù. No. Qualcosa non va. Dovrebbe scorrere molta più acqua qui. Dici? Sì, e senti il rumore? Quale rumore? Appunto, se le turbine fossero in funzione, dovremmo sentire il ronzio da qui. Oh. Cos'è successo? Cosa? No. Quello che è accaduto a tutti i ponti. Qualche genio in uniforme si è convinto che far saltare tutto in aria avrebbe tenuto lontano le orde. Orde di profughi o di furiosi? Hai presente uomini come Copland? Probabilmente entrambe. Ok, dai, voglio dare un'occhiata. Vieni, tocca qui. Cosa? Avanti. Ok. Senti niente? No. Appunto. Se l'acqua stesse scorrendo, le turbine vibrerebbero.
Seguimi. Da questa parte. Dobbiamo arrivare fin su, in cima. Ti seguo. Vedi quella tubatura? È una condotta forzata. Il serbatoio aumenta la pressione dell'acqua, spingendola nei tubi e concentrando il flusso, che viene incanalato verso le turbine. Come diavolo fai a sapere questa roba? I miei due fratelli riparavano auto con mio padre. Fu lui a trovarmi un lavoro alla Boeing quando avevo 17 anni. Studiavo part-time per diventare ingegnere meccanico quando si è scatenato l'inferno. Li hai più rivisti? Tuo padre e i tuoi fratelli? No. Forza, di qua. Ok, vediamo che si può fare. Beh, sarà divertente. Quindi ora... Che succede? Che fai? Abbiamo viaggiato pochi mesi insieme, ma da che ti conosco non ti ho mai visto offrirti volontario per qualcosa. Uno dei due deve tuffarsi e liberare il collettore. Quindi tocca a me. Oh, ma tu puoi restare a guardare. Ok. Beh, ora o mai più, forza. Sì, è piuttosto sporca. Ma forse posso riuscire a ripulirla. Torna alla turbina. Controlla se sta vibrando. Niente. Forse ci siamo. Sì, ha funzionato. Senti questa vibrazione? Sì, ma le linee sono ancora senza corrente. Cosa? Beh, sarebbe stato troppo semplice. Dai, coraggio, controlliamo i trasformatori. Cos'è accaduto a tuo padre e ai tuoi fratelli? Non ne ho idea. Mentre tornavo ho provato a chiamare mille volte, ma senza mai prendere la linea. Quando sono arrivata non c'era più nessuno. L'intero quartiere era deserto. C'erano volantini ovunque che ordinavano l'evacuazione. Ho raggiunto il campo profughi più vicino, ma era stato invaso. Erano tutti morti. C'erano furiosi ovunque. Cazzo, Ricky, mi dispiace molto. Beh, ormai è apposta. Questi alimentano le linee verso sud. Ok, per te perché non funzionano? No, non ne ho idea. Ok. Forse le scatole di derivazione della turbina sono in corto, controlliamo. Ok? D'accordo. Senti, che problema hai con Schizzo? Sembri sempre sul punto di tagliargli la gola. Qualche mese fa io e Eddie l'abbiamo sorpreso fuori dal nostro alloggio mentre facevamo il bagno. Cosa? Cristo, ma è un guardone! Gli ho detto che se lo rifà vedrà che la mia pistola è più grossa della sua. Oh, Gesù. Sai, se c'era anche Eddie, è probabile che Schizzo non stesse guardando te. Ho fatto di tutto per non farle castrare quel bastardo. Dai! Mai fare arrabbiare una donna che sa come usare un bisturi. Forza, sollevami! Ok. Ok, ci penso io. A posto. Ok, è aperto. Le scatole di derivazione sono qui dietro. Oddio, cos'è questa pozza? Nidi di furiosi. E dal fetore direi più di un paio.
Dammi vicino. Quante molotov hai con te? Abbastanza. Ok, ricordi come funziona? Tu li bruci, io li stendo. Non preoccuparti, non si dimentica. Diamogli fuoco. Sei pronta? No, sì. Diamogli fuoco. Arrivano! Pronto. Bene? Sì. Non amano molto le visite qui, eh? Beh, puoi dargli torto. Faranno meglio ad abituarsi. Da oggi rivendico il territorio per il campo di Lost Lake. Dire al popolo. Ok, controlliamo le scatole di derivazione e andiamo via. Ci siamo. Pronto? Sì. Ok. Oh, sì! Houston, abbiamo corrente! Ottimo lavoro! Non ce l'avrei fatta da sola. Dai, cerchiamo qualcosa con cui bloccare la porta. Non voglio tornare ogni mese a ripulire questo merdaio. Aspetta, sarai ancora qui tra un mese. Cosa? No, non lo so. Perché non... Cristo so. Ti prendo per il culo, Dick, dai. Perché mi hai chiesto di mio padre e dei miei fratelli? Non lo so, è solo che non li avevi mai nominati prima. Beh, mi dispiace, forse avresti preferito non parlarne. No, tranquillo. Anzi. Ok, Ricky, ma non ora. Ne riparliamo più tardi. Su, dobbiamo muoverci. Ehi, non hai mai chiesto perché ho smesso di stare con te e Boozer? Perché avrei dovuto chiederlo? Sapevo la risposta alle stronzate di Iron Mike. Cazzo, Ricky, dobbiamo discuterne ora. Siamo andati in moto insieme per, non so, un paio di mesi. Dai, Dick. Ok. Ok. Accadde una notte. Lo ricordo perfettamente. Fuori nevicava e... Boozer russava. Ricorda il casino. Cazzo, è certa che avrebbe attirato un'orda intera. Sì, beh, quello non è cambiato. Comunque, pensavi fossimo tutti addormentati e ti eri seduto fuori da solo come tuo solito. E stavi fissando qualcosa. Quella notte non hai dormito. Dammi la foto, Dick. Dai, ti prego.
fu allora che capii. Che avresti capito? Che non volevo fare la fine di tanti altri come noi, prigionieri del passato o in fuga da qualcosa. Io voglio guardare avanti. Ok? Non indietro. Non è come pensi tu. Segui il cammino! Sicuro che siano loro? Ho visto il simbolo sulla schiena! Veniamo da Lost Lake, Iron Mike, ha un accordo! Beh, è stata un'ottima idea, voglio riprovare. Siamo di Lost Lake! Abbiamo una cura! Perché non tornate da Iron Butte, quel buco di culo da cui siete usciti? Marreto! Addosso, Dick! Ora è sul cammino! È poco più a nord, giusto? Non volete allontanarvi troppo da Carlos, eh? Lasciassi a morire dissanguati! Sento già i furiosi che si fregano le mani, eh! Non è quello che volete! Ha ha ha!
andate tutti all'inferno! Con calma e senza fretta, ok? Ricarico! Fuoco! Ora sei mio. Questo era l'ultimo, credo. Merda, lo spero. Incontra quattro ripugnanti prima, ma non gente del genere. Cosa cazzo si fumano? Non ne ho idea. Ai tempi ho conosciuto tossici che si comportavano in modo simile. Erano strafatti di infenciclidina o qualcosa del genere. Oh, ah, sali da bagno, ricordi? Andavano forte prima che tutto andasse a buttare. Sì, giusto. Forza, andiamo. Vediamo se hanno incasinato le moto. Davvero che la tregua di Iron Mike con questi bastardi durerà? Non lo so. Pianti di merda, dopo quello che hanno fatto al braccio di Boozer e anche Dick, a Lisa, cosa? Ho trovato questo in mano a uno di loro. Che è successo? Tu e Boozer vi siete scontrati con i ripugnanti prima di rubare gli antibiotici? Io... non lo so. Senti, non so di cosa mi accusi, Carlos, ma ti giuro che farei di peggio se avessi tra le mani quel pezzo di merda. Forza, andiamo. Ok, dobbiamo seguire le linee verso sud, controllare i trasformatori e assicurarci sia tutto in ordine. D'accordo, ti seguo. Posso impedirtelo? Come sei finito nei motociclisti? È una lunga storia. Come la strada che resta? Ok, ero un membro della decima di montagna, un'unità avanzata che collaborava con l'Alleanza Settentrionale. Ehi, non sapevo fossi stato nell'esercito, perché? Mi fai raccontare? Scusa. Eravamo diretti a Mazar-i Sharif, quando un gruppo di talebani nella direzione opposta ci ha teso un'imboscata. I loro autocarri erano equipaggiati con ZU-23, cannoni antiaerei modificati. Un arsenale? Già, puoi dirlo forte. La nostra jeep è esplosa, precipitando da un burrone dritto nel Hari. Sai quanto è difficile affogare in Afghanistan? Parecchio. È un unico enorme deserto. Comunque, io sono stato scaraventato fuori e quando ho ripreso i sensi ho visto la jeep nel fiume. L'ho raggiunta a nuoto, sperando di trovare qualcuno vivo. Poi ho trascinato un corpo a riva. L'ho fatto altre 7 volte. Quando ho tirato fuori Tanner, il mio sergente, un fratello per me, sono crollato. Quando sono tornato a casa, non lo so, ho comprato una moto. Ho trascorso un paio d'anni sulla strada, spostandomi da un posto all'altro e... Afferma, sei cresciuto lì, giusto? Sì, sì, più o meno. Quando mi sono sistemato lì, ho trovato un lavoro nell'officina gestita da questo tipo, il vecchio Jack. Era lui il capo della banda. Lo chiamavamo il presidente. Fu lui stesso a volermi. Ah, Jack. L'ho sentito nominare da Boozer. È finito in prigione, no? Eravamo in guai grossi e lui si è sacrificato per proteggere la banda. Si vede che tu e Boozer siete uniti. Mai un attimo di pace. Torneremo domattina.
Trova gli attrezzi necessari e lo rimettiamo a posto. Ci saranno meno furiosi in giro. Quindi niente doccia calda? Ok, ma prima ti mostro una cosa. No, Ricky, è stata una lunga giornata. Andiamo, sei un esperto di furiosi. Voglio mostrarti qualcosa che non conosci. Dai, tanto siamo già qui. Merda, ok. Andiamo. Posso chiederti una cosa? Oddio, ci riusciamo. Posso impedirtelo? Perché andate in giro vestiti così? Che vorresti dire? Perché indossate ancora il gilet? Tu e Boozer, intendo. Non state cercando nuove reclute e non avete più un territorio da marcare. No? Un paio di colleghi allo stabilimento indossavano i simboli di una banda nel weekend. Un giorno ho chiesto loro perché. Mi hanno risposto che era un modo per gridare vaffanculo alla polizia, alle autorità, alle istituzioni. Tu a cosa ti ribelli? Alle cose rimaste. Ascolta, li indossiamo e basta. Cosa vuoi che ti dica? Non so Boozer, ma io non cerco di comunicare proprio niente. È solo un gilet, ma mi rappresenta. Ho fatto parecchie cazzate in vita mia, ma unirmi alla banda, diciamo che è una delle poche scelte di cui non mi sono ancora pentito. Ricky, perché siamo qui? Ho già visto i treni della morte della Nero e anche le orde. Lo so, ma questo è diverso. Guarda. A volte vengo qui a osservarli. Si nascondono in quei vecchi depositi da cui escono la sera, come se li chiamassero per la cena, ok? La mattina tornano dentro e credo si ibernino. Vuoi dire che non sei mai scesa a vedere? No. Una volta mi sono avvicinata e una decina di loro mi ha inseguita. È come far cadere un alveare. Dai, andiamo via. È quasi buio. Ok. Ok, comunque l'altro giorno... ho assistito a una scena incredibile. Oh, ma hai voglia di chiacchierare? Sentiamo. Aspetta, fammi indovinare. Hai visto un elicottero della Nero? Un attimo. Come fai a saperlo? Ci sono stati diversi avvistamenti ovunque a Lost Lake. Cazzo. Che ti importa? Non sono qui per aiutarci. Sparano a pista, a quanto dicono. Niente. Oh, sembrava il contrario. Ehi, dove sei stata oggi? Mi sei mancata anche sì, tu. Sì, beh, Schizzo ha detto che è riuscita con Deacon e mi sono preoccupata. Eddie, sono stanca, ok? Questa è bella. Ehi, Dick, grazie. Sì, beh, chiamami quando vorrai sistemare il trasformatore. Mi trovi in giro. Certo. Che stronzate. Ma perché fai così? No, no, perché tu fai così? Te l'ho detto, sono stanca. Tutto qui. Ok, scusami. Come ti ho detto, ero in pensiero. Non è da te sparire senza dirmi niente. Ok. Tutto qui? Ehi, tu credi che i furiosi ricordino qualcosa della loro vita? Com'era prima, intendo. Come se fossero... questo posto non mi è mancato. Ah, ehi, guarda, troppo tardi per la bonifica palustre. Che peccato, Schizzo. Schizzo, a proposito di Schizzo, cosa ti avrà fatto tutto il giorno? Cazzo. D'accordo. Ci vediamo in giro. Ehi, amico. Che succede?
Ti sei dato da fare. Oh, ok. A presto. Che si dice? Do un'occhiata. Ti serve carburante? Mi stupirei del contrario. Una messa a punto non guasta. Ok. Fammi sapere se hai bisogno. Serve niente? Chiudo gli occhi solo per un momento. Coraggio. Diamoci da fare.